accompagnatore, il suo ricordo personale del dottore. Noi qui presenti, perché celebrando la Pasqua del Signore, moriamo al peccato e risorgiamo alla vita nuova. Raccogliendo financo tra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un appuntamento rinviato. Io ho pagato all'interno della mia famiglia piuttosto duramente il mio dedicarmi a questo lavoro e lo stato di pericolo permanente che ne deriva. Mi sono illuso di avere assicurato ai miei figli un'esistenza, quantomeno per loro, pressoché normale. Non la penso più così dopo la strage che ha ucciso Falcone, sua moglie, gli uomini di scorta, perché alcune reazioni che ho avuto all'interno della famiglia e dei miei figli mi hanno fatto comprendere che purtroppo questi ragazzi pagano duramente, forse non tanto nella vita di relazione, ma nella loro crescita psicologica, questa situazione. Ha accennato qualcosa, che c'era una trattativa tra la mafia e lo Stato. All'incirca verso la metà di giugno mi dice che c'è questa contiguità tra mafia e pezzi degli altri dello Stato. Mi fa stare a dormire con la serranda abbassata della stanza da letto e c'era tanto caldo, perché mi dice dal castello Uttiveggio, con un cannocchiale potentissimo, ci possono vedere dentro casa. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze. Magistrato, io sono testimone. Sono testimone perché, avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto a Giovanni Falcone, avendo raccolto tante sue confidenze, prima di parlare in pubblico, questi elementi che porto dentro di me, io devo per prima cosa rassemblare all'autorità giudiziaria, che è l'unica in grado di valutare quanto queste cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone. Noi ci siamo spostati lì e il dottore Borsellino si è disteso sul divano e improvvisamente, lasciandoci per la verità abbastanza sorpresi, manifestando una sorta di stanchezza, di avvilimento, ecco più esattamente, cominciò a piangere, forse piangere è una parola grossa, comunque sicuramente a lacrimare, ecco sicuramente a lacrimare in modo evidente.
disse una frase del genere: non posso credere che un amico mi abbia potuto tradire. Non osammo nemmeno, quasi me ne rammarico, dire: scusa, ma chi è che ti ha tradito? Perché questa è la domanda che mi porto, avessi chiesto immediatamente: ma chi ti ha tradito? E allora, quasi per cambiare discorso, per metterlo più a suo agio, dissi: ma qui com'è la situazione? E lui, come dire, continuò, cioè qui è un nido di vipere, come dire, sono andato a Roma e mi hanno tradito, qui è un nido di vipere, ecco, questo disse. Il pomeriggio del 1° luglio Paolo Borsellino è a Roma. Sappiamo che Borsellino il 1° luglio incontrò il ministro degli interni Mancino e sappiamo che Mancino solo oggi ammette che l'incontro sia avvenuto dopo averlo negato per anni. Lo stesso giorno Borsellino stava interrogando Gaspare Mutolo, un collaboratore di giustizia che accusava Contrada, numero 3 dei servizi segreti, di stare dalla parte della mafia. Finito l'incontro con Mancino, Borsellino riprese l'interrogatorio. Dopo 2 ore, tutta assieme, si siede e aveva una sigaretta in bocca e se ne accende un altro e io mi metto a ridere e ci dico: signor giudice, lei c'ha due sigarette accese. Si ipotizza quindi che Borsellino fosse sconvolto per aver ricevuto un messaggio intimidatorio proprio al Ministero degli Interni dal numero 3 dei servizi segreti in un incontro col ministro organizzato dal capo della polizia. Ho visto la mafia in diretta e fra tante cose mi hanno riferito che il generale Subrani si è pungiuto. Per lui l'arma era sacra e intoccabile. Come ricordo che Paolo mi disse: materialmente mi ucciderà la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Queste sono parole che sono scolpite nella mia testa e sino a quando sono in vita non potrò dimenticarle. Mi uccideranno quando altri lo consentiranno. Abbiamo udito un tremendo botto, Luigi, un tremendo botto. Ci siamo guardati subito sul posto e c'era un macello, i colleghi erano tutti a terra sfracellati, solo uno, tranne uno, Bullo dell'ufficio scorte, che abbiamo trasportato immediatamente all'ospedale. È di nuovo sconvolta dall'attentato di questo pomeriggio, nel quale sono morti il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. L'autobomba esplode a Palermo, vicino alla casa della madre del magistrato. Decine di feriti. L'auto con l'esplosivo è stata parcheggiata per tempo davanti all'abitazione della madre di Paolo Borsellino, dove il giudice si recava spesso. Un boato, corpi dilaniati, corpi a brandelli, intere abitazioni sventrate, visi diversi. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Capormetto? Perché è finito tutto? Perché non mi faccio dire altro. Non mi faccio dire altro. La paura? La paura, guardi,
sarebbe assurdo sostenere che paura non se ne prova. Ci sono dei momenti in cui la paura si prova. L'importante è che assieme alla paura ci sia il coraggio. Non solo capaci, lei si è occupato anche delle indagini di Via D'Amelio. Si è scontrato anche duramente con il suo capo, Arnaldo La Barbera, che oggi sappiamo essere a Libropaga Sisde, col nome in codice Rutilius. È definito alla sentenza come protagonista assoluto dell'intera attività di depistaggio e addirittura intensamente coinvolto nell'attività di sparizione dell'agenda rossa. Lei, che è stato a lungo accanto alla Barbera, che idea si è fatto? È veramente lui il dominus di questo depistaggio o c'è qualcos'altro? Io ho conosciuto la Barbera la vigilia di Ferragosto del 1988. Io ero molto impegnato e non riuscii a parlare con la Barbera, andarlo a trovare. Lui ebbe il tempo, tornando a Roma, di lamentarsi con Parisi perché io non ero ancora andato a trovarlo. Mi chiamò il capo della polizia e mi convocò a Roma urgentemente. Fai una cosa, dici, quando ritorni a Palermo vai a parlare, vai a trovare subito il dottor La Barbera, perché gli ho parlato di te. Io capii quel messaggio molto cortese, molto gentile di Parisi, che mi aveva ordinato di mettermi a disposizione di La Barbera. Il primo incontro, devo dire, non fu felice, perché io avvertii, diciamo, il risentimento, perché lui si era lamentato sostanzialmente. Io non gli avevano riferito che io l'avevo cercato per ben 3 volte. Chiarito questo, da lì nacque un rapporto di forte e intensa collaborazione che è durato, diciamo, dal 1988 fino ai primi del 93. Tenga conto che la Barbera fu pure residente a casa mia, cioè venne sotto casa mia. A casa mia noi avevamo installato, diciamo, la base operativa in campagna a San Nicola d'Arena. Questa intensa collaborazione aveva anche fatto nascere un rapporto familiare, personale. C'era un rapporto, diciamo, di frequentazione assidua, perché vivevamo sostanzialmente blindati. Quando io inizio le indagini sui mandanti esterni, sui computer di Falcone, sui data bank, vengono fuori una serie di elementi. Viene fuori, per esempio, che Falcone aveva incontrato Mutolo, Gaspare Mutolo, in carcere. E di questo non avevano detto nulla gli altri protagonisti che erano con lui, Gianni De Gennaro, il dottor Sinisi, e che poi peraltro non si capisce a che titolo sono potuti entrare in carcere, posto che nessuno di essi aveva titolo per entrare in un carcere della Repubblica e parlare con un detenuto. E poi sapevano tutti di questo incontro, ma prima che io lo decodificassi da quel databank che delle manine di Stato avevano opportunamente cancellato, nessuno se lo ricordava. Tenga conto che in quel periodo noi avevamo un aeroplano della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un executive bimotore, reazione, parcheggiato all'aeroporto di Palermo a nostra disposizione. Lo utilizzavamo insieme con Giovanni Falcone per spostarci, quindi insomma utilizzavamo voli di Stato, salire e scendere in continuazione, e ci muovevamo in elicottero, quindi c'era uno Stato organizzato che dava il massimo delle risorse nel contrasto alla criminalità organizzata, e che aveva investito per le indagini sulle stragi. A un certo punto io vengo rimosso, la Barbera viene rimosso. I magistrati di Caltanissetta, Boccassini e Fausto Cardella, ci fanno delle deleghe ad personam, ci costringono a continuare le indagini. Eravamo ufficiali di polizia giudiziaria, quindi avevamo il dovere di eseguire le deleghe. Il Ministero dell'Interno si vede messo di fronte al fatto compiuto. Era subentrato ministro dell'Interno Mancino, quindi
Scotti era stato rimosso sostanzialmente con una scusa. E quindi era cambiato tutto sostanzialmente. Era cambiato tutto anche per Parisi e aveva preso in mano tutto il prefetto Rossi. Questo probabilmente i magistrati di Caltanissetta non lo sanno nemmeno, perché mi sono sentito su Radio Radicale l'esame testimoniale del prefetto Rossi al processo per il depistaggio a carico dei poliziotti, questi quattro che sono rimasti, e nessuno gli ha chiesto, il pubblico ministero non gli ha chiesto come mai era stato nominato prefetto di Palermo negli anni in cui la Barbera da questore con il gruppo Falcone e Borsellino taroccava tutte le indagini, diciamo, su quelle stragi, con lo scopo non solo di fare condannare degli innocenti, ma lo scopo principale della condanna di quegli innocenti era quella di non perseguire i veri colpevoli, cioè di non trovare coloro che effettivamente avevano preordinato ed eseguito la strage di Via D'Amelio. Questo è l'aspetto più inquietante, l'aspetto eversivo di questa vicenda, per il quale tenga conto che io sono stato destituito dalla Polizia di Stato per avere in un convegno pubblico detto queste cose di La Barbera, detto quello che oggi è nelle sentenze di revisione, nelle sentenze che riguardano le stragi, i depistaggi, che sono già definitive, che hanno accertato quello che è stato il ruolo che La Barbera ha fatto. Ma La Barbera non l'ha fatto da solo, questo è il punto. Loro hanno chiuso tutto perché La Barbera è morta. E io sono stato destituito dalla polizia, questa è la realtà su cui nemmeno la Procura di Roma, così attenta, diciamo, a percepire ogni fenomeno, ogni sussulto, si è degnata nemmeno di aprire un fascicolo per atti relativi, insomma, per capire un attimo cosa fosse successo dietro la mia destituzione dalla Polizia di Stato per un intervento in un convegno e un post su Facebook. Per cui io vengo sospeso dal servizio e da lì si avvia la destituzione. Queste sono delle cose scandalose che sono avvenute in Italia da persone che sono state nominate ai vertici della Polizia di Stato e dei servizi di sicurezza. Nessuno gli ha chiesto conto di queste cose. L'avvocato Rosalba Di Gregorio nel suo libro scrive: facile oggi attribuire tutta la colpa alla Barbera che è morto, ma dietro chi c'era? L'esplosivo lo porta a Spatuzza, ma il Semtex chi lo porta? Guardi, l'avvocato Di Gregorio ha fatto un lavoro egregio come difensore in quel processo, anche se per la verità, insomma, l'avvocato Di Gregorio è un difensore che ha avuto grosse difficoltà a fare il suo lavoro, perché l'avvocato Di Gregorio assisteva dei mafiosi conclamati, che insomma sì, è indubbio che siano stati dei mafiosi e che siano dei mafiosi che sono stati condannati con sentenza definitiva, che però non avevano fatto quella strage. E questo non è una cosa da poco, perché con una condanna per strage si somministra l'ergastolo e non si può dare un ergastolo così, come se fosse una multa per divieto di sosta. E quindi ha fatto un lavoro egregio nel processo, del quale bisogna darle atto, come avvocato, come donna, come persona di grande intelligenza, di grande coraggio. Ha studiato a menadito gli atti e le intercettazioni. Veda, il problema dell'esplosivo, la dichiarazione di Spatuzza, che ovviamente ha smentito clamorosamente quello che avevano costruito con quel farlocco di Scarantino, no? Che aveva partecipato a una riunione insieme al gota di Cosa Nostra a Villa Calascibetta. Cioè, insomma, io, se ho capito io bene i mafiosi e se li ho studiati, mafiosi come Totò Riina ed altri, a Scarantino, se avesse fatto il parcheggiatore abusivo, parcheggiavano in divieto di sosta, non gli lasciavano nemmeno la macchina in custodia perché c'era il rischio che gliela rubasse. Quindi insomma, si figuri se uno come Bagarella, come Riina eccetera, si potevano fidare di un farlocco come Scarantino, con tutto il rispetto. Solo La Barbera si poteva fidare e ha utilizzato Scarantino, che si è fatto utilizzare per costruire un processo, e i pubblici ministeri e i giudici che si sono bevuti, diciamo, le farloccate di Scarantino, e che poi hanno fatto carriera pure loro, perché probabilmente facciamo il processo alla Barbera, facciamo il processo ai poliziotti, ma i magistrati sembrano come se fossero state delle controfigure, come se fossero stati assenti, come se c'erano delle sagome di cartone nel processo, ma non è così, perché c'erano delle persone che avevano dei ruoli istituzionali. L'ergastolo per queste persone non lo ha chiesto La Barbera, Boh e i poliziotti, l'ergastolo l'hanno chiesto i pubblici ministeri e non gliel'ha dato
la Barbera, gli altri, ma gliel'hanno dato delle corti d'assise che hanno fatte da magistrati. Quindi probabilmente sono in molti quelli che dovrebbero riflettere. Ma se i poliziotti hanno fatto quello che hanno fatto, se il montante ha fatto il montante, l'ha potuto fare perché era amico di persone che erano all'interno della Procura della Repubblica, della Procura Generale, della Corte d'Appello di Caltanissetta, nei confronti dei quali non si è detto assolutamente nulla. E questo, mi creda, non è giusto. Non è giusto per un principio che è stabilito nella nostra Costituzione, che la giustizia è uguale per tutti. Tra gli scarcerati dopo la ritrattazione di Scarantino c'è Gaetano Scotto, il boss dei misteri, che è tornato adesso in carcere nell'operazione all'Arenella. Ecco, i pentiti lo indicano come il trade union tra la mafia e i servizi segreti deviati. Lei ha studiato a lungo Gaetano Scotto nelle intercettazioni. Cosa ha trovato? Ho trovato i rapporti con apparati. Io ho trovato i contatti con Castellotti Veggio. Ho trovato i contatti di Gioacchino Scaduto, condannato per l'omicidio Salvo, boss di Bagheria, col Castello Ottiveggio, che era una scuola di eccellenze. Quindi queste telefonate qualcuno li dovrebbe spiegare. Ma la telefonata non è una prova di un reato, però la telefonata va spiegata. Va spiegata sia se serve per fare condannare come per fare assolvere. Su Scotto io ero assolutamente contrario che fosse fermato, ma non perché fossi convinto che fosse un innocente, eccetera. No, non mi sono posto il problema. Ma perché Scotto libero era importante per vedere dove ci portava. Quando Scotto ci stava portando ai servizi, ci stava portando agli apparati, agli uomini che erano all'alto commissario con Contrada e gli altri, e che rientravano in questo circuito di soggetti che gravitavano intorno alla zona di Via D'Amelio, Monte Pellegrino, eccetera, dove verosimilmente non è una finzione, ma è scoppiata una bomba, è stato fatto un attentato, che vedi caso è stato fatto proprio in Via D'Amelio, non è stato fatto a Via Cilea dove Borsellino abitava, o a Villa Grazia dove lo si sarebbe potuto uccidere pure con una carabina d'aria compressa perché andava al mare tranquillamente con la barca, faceva il bagno, usciva. No, è stato fatto tutto in quel punto. Avevamo le prove, quindi volevamo vedere questo soggetto libero dove ci portasse. E quando io sento dire che bisognava fermarlo, giustamente mi metto di traverso. Dico, ma come, fermiamo quello che ci deve, il nostro cavallo di Troia, cioè quello che ci deve portare a destinazione? Cioè, è una logica assurda. L'ordine che arrivò da Roma alla Barbera era questo: bisognava chiudere, bisognava formattare con il dictum del maxi processo che aveva stabilito la cupola, per cui tutto quello che succede è colpa della mafia, la mafia c'ha la cupola, troviamo gli elementi minimali per mettere il marchio di origine alle due stragi, facciamo le operazioni, io divento questore, tu hai una promozione per merito speciale e hai la carriera assicurata in polizia. A quel punto io, dopo una lunga discussione che si è protratta fino alle 5 del mattino, in cui ho detto alla Barbera tutto quello che pensavo di lui e che non gli avevo mai detto, si è messo anche a piangere, io ho sbattuto la porta, me ne sono uscito. Da quel momento non ho più incontrato la Barbera e me ne sono tornato al reparto mobile della Polizia di Stato. E lì è finita la mia carriera in polizia. Gli altri la carriera l'hanno fatta, e l'hanno fatta con i depistaggi delle stragi. La pista su Castello Ottiveggio e i servizi segreti fu archiviata anni fa, alla luce della conferma del depistaggio e del ruolo di La Barbera. Oggi è stata ripresa? Guardi, l'ipotesi suggestiva del Castello Ottiveggio era un'ipotesi di lavoro delle tante. L'ipotesi non è Castello Ottiveggio in quanto tale, che nella sua magnificenza, nella sua monumentalità, dà proprio la sensazione di un qualcosa di strano, no? Ma c'è un dato obiettivo. Per l'esecuzione dell'attentato di Via D'Amelio, oltre all'esplosivo piazzato nella 126, che ci fosse il Santex, che non ci fosse, eccetera, sta di fatto che esplosa la macchina. Per eseguire quell'attentato, oltre all'esplosivo, c'è stato un dato ulteriore, che è l'informazione che Borsellino andava là, in Via D'Amelio. La scelta di Via D'Amelio è stata una scelta strategica di un'organizzazione criminale che sicuramente aveva in quella zona una sua base operativa. E poi una cosa importante: per poter azionare il comando, l'innesco, era necessario avere la visuale diretta, cioè bisognava vedere quando Borsellino si avvicinava, come si è avvicinato al cancello
al citofono, quindi alla porta, in prossimità del luogo più vicino a dove era posizionata la 126 che è stata fatta esplodere. È chiaro che questo non può che essere avvenuto in altura. Non sarà stato Castello Ottiveggio, sarà stato un tornante della strada di Monte Pellegrino, sarà stato un sentiero interno, sarà stato sicuramente un punto più alto. Non potevano essere a Piazza Politeama quelli che hanno premuto il telecomando. Quindi tutti i pentiti che ci sono stati, le indagini, eccetera, ancora non hanno individuato non solo chi ha premuto il telecomando, perché chi ha premuto il telecomando ha avuto un ruolo importante, come lo ha avuto a Capaci, che sia stato brusca o che pensi di essere stato brusca, ma lo ha avuto anche in Via D'Amelio. È il luogo dal quale questo telecomando è stato premuto. Quindi loro hanno scartato come ipotesi suggestive Castello Ottiveggio e tutto quello che ne consegue, e così anche i servizi, tutto ciò che c'era a Castello Ottiveggio, non c'entra assolutamente nulla, cioè cancelliamo tutto, perché fa comodo cancellare tutto, perché c'è Scarantino, c'è chiuso. Le dichiarazioni equivoche di un altro collaboratore di giustizia, che è Ferrante, e che andavano probabilmente lette e approfondite anche sulla base di quelli che erano i contatti telefonici che Ferrante aveva avuto e ha avuto in quel frangente. Si toccava con mano che in quella strage c'erano delle presenze sicuramente diverse, delle entità diverse, di chi voleva fermare Paolo Borsellino. E cosa stava facendo Paolo Borsellino? Le grandi indagini sulla mafia? Sì, può darsi, le avrebbe fatte sicuramente. Gli appalti, si è detto, l'indagine sugli appalti? Sì, probabilmente, ma il rapporto era già a stagionare da tempo. E Paolo Borsellino in quel periodo stava sentendo Gaspare Mutolo, che gli stava raccontando come avevano taroccato, o tentato di taroccare il maxi processo. Gli aveva parlato di Signorino, gli aveva parlato di Contrada, gli aveva parlato degli apparati collusi dello Stato. E quando le parlo di quello che è quel reperto importante, della lettera di Signorino trovata a casa, che scrive poco prima di suicidarsi, dopo che era stato interrogato dai PM di Caltanissetta, da Fausto Cardella, e quando ritorna a Palermo, arriva prima di noi, spende la pistola e si spara, un motivo ci deve essere stato, non penso che... E in quella lettera probabilmente, se gli italiani la leggessero e se si facessero degli approfondimenti, ci sono delle chiavi di lettura molto importanti. Però questo probabilmente non faceva comodo ad alcuni, e quella lettera, come tante altre verità, sono rimaste nascoste nei cassetti della procura. La procura di Messina nel frattempo sta indagando su due PM, Palma e Petralia. Per loro l'accusa è pesantissima, concorso in calunnia aggravata dall'aver favorito Cosa Nostra. Lei per anni ha puntato il dito contro Anna Maria Palma. Quali elementi ha raccolto contro di lei? Ha fornito nuovi dettagli ai magistrati che stanno indagando? Guardi, io non posso venir meno a quelli che sono i miei principi. Io sono un garantista. Io credo veramente nella presunzione di innocenza, e ci credo per i mafiosi e ci credo anche per i magistrati quando sono indagati. Quindi allo Stato bisognerà dimostrare la colpevolezza della dottoressa Palma o del dottor Petralia. Si faranno le indagini, si vedrà. Ci sono delle cose però che non è necessario dimostrare, perché sono evidenti, e che allo Stato ritengo più scandalose di altre. Che la dottoressa Palma, e non da sola, abbia istruito dei processi farlocchi a Caltanissetta che hanno portato alla condanna di innocenti e che non hanno fatto individuare i veri colpevoli della strage di Via D'Amelio, è un dato assodato, è processuale, non occorre fare indagini, non ci vogliono le sentenze, perché le sentenze già ci sono. Nel momento in cui un magistrato ha sbagliato, nella migliore delle ipotesi, a fare il suo lavoro, se fosse un impiegato, un operaio, un poliziotto, un carabiniere, non sarebbe promosso. Dopo essere stata per anni a fianco della seconda carica dello Stato, Schifani, al Senato, con tutto quello che ne consegue su Schifani, insomma, che obiettivamente insomma, è un po' ingombrante come personaggio politico siciliano e palermitano,
Il magistrato che è stata con il vicepresidente del Senato, uomo forte di Forza Italia, non la si manda a fare l'avvocato generale a Palermo, alla procura generale di Palermo, a fare il numero due dopo il procuratore generale, con possibilità di fare le indagini disciplinari sui magistrati, di avocare i procedimenti della procura della Repubblica. Il Consiglio Superiore della Magistratura, bontà sua, quel famoso consiglio che esce dalle intercettazioni e dai WhatsApp, delle chat di Palamara, all'unanimità ha nominato la dottoressa Palma avvocato generale a Palermo. Io me lo auguro che la dottoressa Palma riesca a dimostrare a Caltanissetta la sua innocenza per quelle intercettazioni che sono fortemente inquietanti a sentirle, che la riguardano. Ma non mi sento di assolvere e di dire una sola parola per un Consiglio Superiore che in maniera scandalosa l'ha nominata avvocato generale a Palermo e la mantiene, nonostante quelle vicende e quei fatti, in un ruolo così apicale e così importante. Però veda, queste cose gliele dico io, ma non le dice nessuno e lei non le legge in nessun giornale. Perché queste cose sfuggono, perché ormai il sistema e la logica dell'antimafia, a cominciare dai giornalisti per primi, è omologata, ha dei luoghi comuni, ha delle frasi fatte, ha delle trasmissioni televisive, per cui si celebra con le navi, con tutto il resto, la finzione di un'antimafia, che le dico sinceramente, mi rattrista molto e mi rattrista ancora di più nel ricordo di quelli che sono morti per uno Stato migliore, per la giustizia. Io ho testimoniato nell'anno 2001 a Caltanissetta e nella mia testimonianza ho puntato il dito contro la Procura, accusando la Procura della Repubblica di Caltanissetta per quelle che erano state le iniziative che aveva assunto col fermo di Scotto. All'epoca ancora non c'era Spatuzza, non si sapevano, le mie erano solo delle intuizioni, delle logiche e deduzioni sulla base di quelle che erano le evidenze, che io ho sempre sostenuto, perché io sono stato l'unico dal 1993, quindi dall'indomani delle stragi, a sostenere che c'erano dei mandanti occulti e che non era quella l'apparenza, come i fatti hanno dimostrato. A parte lo scontro nell'udienza, che è agli atti, ci sono due interviste al Giornale di Sicilia che sono uscite a giorni successivi, una della dottoressa Palma e una del dottor Di Matteo, che non è PM in quel processo, che mi attaccano duramente, con un articolo scritto da un giornalista che non ritiene nemmeno di interpellarmi. Ci sono poi dei tabulati scomparsi misteriosamente, quelli del cellulare di Borsellino, delle chiamate in entrata. Chi poteva aver telefonato Borsellino quel 19 luglio? Chi le fece sparire poi? Tenga conto che questa è una cosa che io segnalai subito quando mi portarono i tabulati. Io qualche tabulato nella mia vita penso di averlo acquisito, insomma sono stato anche processato per questo e assolto. E io dico, ma qui manca il traffico in entrata. No, quello non serve, bisogna vedere solo a chi ha chiamato. Come non serve il traffico in entrata? Io non avevo mai visto che nell'acquisire un tabulato si acquisisse il traffico in uscita e non si acquisisse il traffico in entrata. Cioè era importante stabilire a chi avesse chiamato Borsellino e non era importante a chi lo avesse chiamato. E se è vero come si sostiene che Borsellino sia stato convocato da Parisi e sia stato convocato per incontrare Mancino, dove ci sarebbe stato contrario, o c'era o non c'era, poca importanza, ma una cosa è certa, che quando Borsellino sente Mutolo, e Mutolo gli dice quelle cose, loro lo vengono a sapere in tempo reale e cercano di intervenire su Borsellino. Agnese Borsellino riferirà non solo al processo, l'ha detto a me e ai familiari, che quando è tornato da Roma, dopo quel famoso incontro, è stato male, ha vomitato Paolo Borsellino ancora per quello che era accaduto. Era turbatissimo. E quando gliel'hanno detto, addirittura dice che ha avuto colante di vomito. Quindi chi lo avesse chiamato al cellulare, se mi consente, diventa una cosa importante e determinante. Io lo segnalo alla procura di Caltanissetta. I tabulati si potevano ancora acquisire perché erano disponibili, non mi hanno autorizzato ad acquisire i tabulati in entrata di Borsellino. Quindi questi signori, nessun magistrato gli ha chiesto perché non avete autorizzato Genchi, che ve l'ha detto, ad acquisire i tabulati in entrata di Borsellino, perché non è che c'erano e sono spariti, perché badi bene, è già nell'acquisizione che si è previsto di non acquisirli. E poi scusi,
Di Falcone, che aveva due cellulari, sono stati acquisiti i tabulati in entrata e in uscita, da quando li aveva attivati fino a quando è stato ucciso, e di Borsellino si dovevano acquisire solo quelli in uscita per pochissimi giorni e non quelli in entrata? Che cosa c'era nei tabulati in entrata di Borsellino? C'era la verità di chi lo aveva chiamato, c'era la verità di chi lo stava cercando di fermare, c'erano quelle verità inconfessabili che erano scritte in quell'agenda rossa, che, vedi caso, viene fatta sparire, e che era nella borsa. La borsa di Paolo Borsellino, la borsa in pelle, è rimasta intonsa. All'interno ci abbiamo trovato il costume, mi ricordo un costume blu, di materiale sintetico, e la batteria di un cellulare Motorola era uscita fuori e si era infiammata, era tutta affumicata, ma funzionava ancora. La batteria altamente infiammabile non esplode, non va a fuoco. La borsa non va a fuoco. Il costume che è dentro la borsa non va a fuoco. L'agenda rossa che era dentro la borsa non si trova. È sparita. Cosa c'era in quell'agenda? Cosa c'era nel traffico in entrata di Borsellino? E se l'agenda può essere sparita? C'è una mano ignota, ma nel traffico telefonico in entrata di Borsellino non acquisito non c'è una mano ignota. Quella è stata una scelta scientifica del servizio centrale della polizia che l'ha acquisito, di non acquisirlo. E quando io gli segnalo che serviva, il non autorizzarmi ad acquisire il traffico in entrata di Borsellino, come mi avevano autorizzato, ripeto, quello di Falcone, in entrata e in uscita, me l'aveva autorizzato la dottoressa Boccassini, che poi si è scandalizzata per le carte di credito quando io vedo il viaggio in America, incrocio il telefono che non faceva chiamate, quindi non era in Italia, risultava nell'agenda il viaggio in America e io chiedo di acquisire le carte di credito. Perché? Perché sapevo che Falcone, quando andava in America, erano le uniche occasioni in cui usciva e faceva shopping, così come aveva comprato i data bank in America, che era quello per cui l'avevo conosciuto. Grande scandalo, io volevo investigare la vita privata di Falcone, la dottoressa Boccassini, che mi aveva autorizzato, ripeto, ad acquisire i tabulati, cioè i tabulati, la scatola nera di ognuno di noi sono i tabulati del telefono, non è la carta di credito. La carta di credito mi dice solo dove la uso, come la uso e che cosa ci compro, che cosa volesse che ci potesse essere di così segreto nell'American Express di Falcone, che lui era tanto geloso e custodiva. Mi ricordo quando apriva il portafoglio si vedeva sempre sta carta di credito, e quindi pigliamo i tabulati della carta di credito, così da lì abbiamo la prova se è andato in America o no, visto che un procuratore americano aveva detto di averlo incontrato. L'hanno fatto passare per pazzo, per ubriaco, poi non so che fine abbia fatto quest'uomo, che ha detto, prima ancora che io decodificassi l'agenda, che Falcone era andato in America. Lei ha parlato del mistero dei misteri, la scomparsa dell'agenda rossa. Fiammetta Borsellino ha considerato contraddittorie le versioni del PM Ayala, che fu uno dei primi ad arrivare nel luogo della strage, nonché uno di quelli che avrebbe maneggiato quella borsa. C'era anche un capitano dei carabinieri che viene fotografato con quella borsa in mano e che ha fatto pure la sua carriera. Che è stato assolto, ricordiamo. Certo, sicuramente. Per condannare ci vogliono le prove. Io il dato che le ho dato è evidente che c'era sicuramente un'agenda che Borsellino aveva, che usava e che è stata fatta sparire. C'era un tabulato in entrata che non è stato acquisito e quando è stato segnalato non è stato autorizzato ad essere acquisito. E le conclusioni le tragga lei e le traggano quelli che ascoltano questa intervista, posto che tutti questi signori di cui abbiamo parlato, ringraziando a Dio, hanno fatto tutti carriera, chi è diventato parlamentare, chi sottosegretario, chi procuratore capo, chi procuratore nazionale, chi ministro, chi deputato, insomma, cioè tutti hanno fatto carriera con quella strage, hanno preso lauti, risarcimenti anche per i processi che poi sono stati annullati, li hanno ripresi per i processi che sono stati fatti, quindi di nuovo, quindi
Beh, io alimentare questa industria dell'antimafia che fa fare carriera e dà tanto successo, tanto prestigio e anche tanti soldi, mi consenta, insomma, nel rispetto di quelle poche vittime, io non intendo aggiungere ulteriori parole, dare ulteriori contributi a questo scempio di verità e di giustizia che si sta consumando da quasi 30 anni. Guardi, Ayala era amico di Giovanni Falcone, io me lo ricordo perfettamente, però ricordo pure che ci fu un momento in cui le loro strade si divisero. Ayala sostiene che poi si riappacificarono. Io ho analizzato i tabulati di Falcone. C'erano i contatti telefonici, c'erano rapporti con Piero Grasso, con Francesco Lovoi, con Geri Seminara, che è la moglie di Lovoi. È stato a cena a casa sua. Qualche rapporto con i magistrati di Palermo era solo con queste persone. C'erano i rapporti con il dottor Almerighi, che era stato al Consiglio Superiore della Magistratura, un magistrato pure lui. I rapporti con Ayala non mi risulta che ci fossero più. Questa è l'unica cosa che io le posso dire. Le carriere di Ayala sono pubbliche, le vicende, diciamo, che lo hanno riguardato sono pubbliche, però insomma, io ritengo che ci vogliano gli elementi per poter sostenere comunque le accuse o anche le ipotesi di accuse quando si ha a che fare con persone che hanno avuto un ruolo nelle istituzioni. Quindi anche lì quello che noto sicuramente è un deficit nelle indagini, che è molto più grave di quello che può avere fatto o può non avere fatto Ayala. In termini di intercettazioni, cosa non è stato fatto e cosa si sarebbe potuto fare per scoprire prima il depistaggio ed evitare questo macroscopico errore giudiziario? Beh, per esempio, sarebbe bastato che quando io lascio il gruppo di indagini, la procura di Caltanissetta si chiedesse perché io me ne ero andato. Io potevo essere stato corrotto e averlo fatto perché mi avevano pagato per non continuare. Oppure io potevo essere stato minacciato, o ci potesse essere una ragione di fondo. Tenga conto che mi hanno pure negato la macchina dove caricare i computer presi al Ministero della Giustizia per portarli a Milano per farli analizzare con il databank. Mi hanno negato la macchina la Polizia di Roma, il Ministero dell'Interno, per viaggiare con un magistrato che era sotto scorta, che per forza doveva viaggiare con la macchina. E io ho dovuto noleggiare con la mia carta di credito presso la Hertz di Via Veneto una Fiat Croma per poter caricare i computer, perché al Ministero dell'Interno da quel giorno mi hanno chiuso le porte. Questo i magistrati, compreso il dottore Perralia, che era con me quando non mi diedero la macchina, l'hanno visto, si sarebbero dovuti chiedere un perché, e invece hanno preferito non farlo. E hanno continuato con queste stesse persone a continuare le indagini che hanno portato ai depistaggi. Il da Boccassini ha puntato il dito contro di lei definendola un soggetto pericoloso per le istituzioni e che vedeva depistaggi ovunque. Beh, insomma, i depistaggi non è che io li ho intuiti e li dimostrano le sentenze, quindi i depistaggi che ho visto io sono l'effetto delle sentenze, quindi probabilmente io non è che vedessi male. Ha un suo modo di vedere le cose che è leggermente differente dal mio. Lei è finito nella rete degli spiati da Montante ed è parte civile al processo. Oggi Montante paga di tutto quello che ha fatto, compresi gli accessi abusivi all'OSD, compreso il dossieraggio, compreso tutta una congerie di malaffare che ha fatto. Ma se Montante ha fatto tutte queste cose, non è che le ha fatte da sole o con quei quattro poliziotti che sono insieme a lui sul banco degli imputati. Montante ha potuto fare le sue montantate perché ha avuto tanti appoggi nelle istituzioni, nella politica, nella magistratura, che sono rimasti fuori da quel processo. E questo ritengo che sia l'aspetto più grave della vicenda, più delle stesse condotte che vengono contestate a Montante nel giudizio di appello, che comunque si dovrà concludere. Posto che io, detto con tutta sincerità,
su quella condanna così esemplare, insomma, ho anche qualche dubbio in termini di quantificazione della pena, del calcolo della pena. È un processo che risente di una enfasi eccessiva con la quale si cerca di gonfiare Montante per non cercare qual è il punto principale e quelli che hanno aiutato Montante a fare il Montante. Quindi si fa pagare a Montante anche le colpe che non sono sue e che sono di quelli con cui lui ha condiviso le sue condotte. Il caso Montante però sembrerebbe anche intrecciarsi con la vicenda trattativa. Secondo i magistrati che indagano su di lui, avrebbe anche una copia della famosa intercettazione poi distrutta, quella tra Mancino e Napolitano. Guardi, ci sono poche regole nell'informatica. E una di queste è che un dato informatico, un file, sia esso un file di testo, sia un file video, un audio, si può duplicare tantissime volte senza lasciare traccia di quante volte si è duplicato, di chi lo ha duplicato, di come l'ha duplicato e di dove è custodita la copia del file originale. Posto che il file duplicato diventa identico dell'originale. Quindi nel dato informatico il concetto di originale che c'è nell'atto notarile che noi firmiamo, no, col timbro, col sigillo, eccetera, non esiste. Perché fatto è acquisito un dato informatico in un file, quel file si può mandare con un WhatsApp, con una mail, con un CD, con una chiavetta, eccetera, in tantissimi altri file. Ora, le intercettazioni delle conversazioni di Napolitano con Mancino già sono state captate in una sala ascolto e sono stati creati già un dato sul server dell'intercettazione, dove rimane, un dato nel DVD in cui è stato masterizzato della copia AG, cosiddetta copia per l'autorità giudiziaria, un altro, questo lo dico per legge, per regolamento, per prassi, nella copia PG e un altro sicuramente nei computer di servizio con cui gli operatori hanno fatto le trascrizioni, non so se le hanno fatte a casa, in ufficio, in uno o più computer, tantissime erano queste intercettazioni, per cui immagino che si siano fatti tantissime copie di questi supporti, come avviene normalmente, diciamo, quando si lavora, a prescindere dai protagonisti delle intercettazioni che si stanno considerando. Questa è ormai la dinamica con cui si opera tanto con le intercettazioni dei pedofili, dei mafiosi, dei trafficanti di droga, o con le intercettazioni di Palamara o con le intercettazioni di Mancino e di Napolitano. E lei vedrà, come ha visto, le intercettazioni di Palamara, ogni 10 minuti esce un'agenzia o esce un articolo o esce un post e ci sono chat nuove, audio nuovi, dialoghi nuovi, quindi sembrano che non finiscono mai. Ciò significa che di queste intercettazioni sono state fatte tante copie. Ora, per il principio per cui la copia di un file è una cosa semplice, non è improbabile che Montante non abbia avuto qualche chiavetta. Quindi, così come con la fotocopiatrice si possono fare tante copie di qualunque foglio, più o meno riservato che sia, così un file informatico è facilmente duplicabile. Quindi quelle intercettazioni probabilmente sono custodite in molte parti e gli unici che non le hanno ancora ascoltate, che probabilmente avrebbero il diritto di ascoltarle, sono gli italiani, perché probabilmente si farebbero un'idea.